busta finalmente ha un cardiologo, 5 lire di Augusta, e il dottore Russo, cardiologo specialista, il quale in questo momento è per l'Auser, per saluto degli anziani, sta tenendo una lezione di prevenzione, no? Allora qual è il pericolo? C'è il caffè, il vino, il cuore, il caffè, no? Il caffè, no? Io mi ho previsto parlare, diciamo, in generale dei fattori di rischio cardiovascolare, in modo tale da poter far, diciamo, sapere quali sono questi fattori di rischio ed eventualmente far sì che si possano evitare delle condizioni che possono favorire le malattie non solo del cuore ma anche del cervello. E quali sono questi fattori di rischio? Questi fattori ci sono, dei fattori di rischio che, diciamo, non si possono eliminare, come l'età, il sesso, la ereditarietà. Poi ci sono condizioni che invece possono essere totalmente eliminate, come il fumo di sigarette, o anche l'obesità può essere eliminata con facendo un'ottima dieta, soprattutto la nostra dieta mediterranea, e facendo tanta attività fisica. Basta, perché noi dobbiamo considerare come, diciamo, fondamentale che l'alimentazione non è un piacere della vita, ma è essenzialmente un carburante che noi dobbiamo utilizzare per sopravvivere. Se riusciamo a capire il valore degli alimenti, riusciremo sicuramente a ridurre delle patologie importanti, come l'ipertensione arteriosa, che è molto spesso legata all'abuso di sale, lo stesso diabete, che è una condizione di insulino resistenza. Cioè il diabete, per quando c'è la glicemia alta, gli zuccheri, no? Gli zuccheri alti, soprattutto il diabete di tipo 2, in cui c'è una scarsa sensibilità dell'insulina per il glucosio, perché c'è tanto di quel glucosio che l'insulina non riesce più a smaltirlo. Per cui utilizziamo delle pillole o di farmaci che favoriscono la sensibilità dell'insulina per nei confronti del glucosio. Ora, la tavola però è anche un piacere, il piacere di stare insieme, la convivialità, anche il piacere dei cibi, in quanto gratificano anche il cervello, no? E allora cosa bisogna fare senza proibire a se stessi qualcosa di gratificante? Dobbiamo cambiare il tipo di alimentazione, cioè cambiare sia la quantità che la qualità. Portare sulla tavola alimenti che abbiamo dimenticato, come i legumi, che sono alla base della nostra dieta, sono alla base della nostra dieta del Mediterraneo, che purtroppo abbiamo dimenticato. Quindi eliminare gli hamburger, i fast food della McDonald's, no? Recuperare molto pesce, recuperare moltissima carne rossa, molto pesce, moltissimi legumi, olio extravergine che noi abbiamo. Ma l'olio ormai è contaminato. Vabbè, ma tutto è contaminato, ma cercare di cambiare mentalità e cambiare, certo, il tipo la moderazione ci può favorire nella riduzione di alcune patologie che poi portano alle malattie aterosclerotiche, quindi all'infarto del cervello, a infarti. Ora il dottore Russo ci deve lasciare perché ha una lezione, l'abbiamo colto nel momento proprio importante, clou per gli anziani, diciamo così, chiudiamo per ora in attesa di fare un'altra intervista più importante, magari dagli studi Antenna 1. Est modus in rebus, possiamo dire questo, una misura, cioè delle cose moderatamente, certo, per ora. Grazie allora. Grazie a voi.